Allora, siamo con l'allenatore della Dionis Silesia, Telemaco Russo. Mister, oggi finalmente si è sfatato questo tabù in terra casertana. Veniva da due sconfitte qua con squadre nettamente più attrezzate, oggi è arrivata questa vittoria. Sì, è stata una gara all'inizio un poco dura per quanto riguarda il terreno di gioco, diciamo, ha fatto sì che la partita fosse un po' più maschia, però poi alla fine è venuto fuori il nostro valore e quindi è stata poi una partita in discesa. Voglio ringraziare l'ospitalità del San Nicola perché veramente mi ha meravigliato, nonostante non ci, cioè non conoscessi la dirigenza, sono stati persone squisite. Per quanto riguarda la partita, ripeto, siamo andati subito in vantaggio e quindi si è messa subito bene. Per quanto riguarda il secondo tempo, invece, loro hanno accorciato subito le distanze, se non erro, dopo 5-10 minuti, però diciamo che poi abbiamo stretto un po' i reparti, abbiamo rimesso palla a terra. E anche se il campo era quello che era, però siamo riusciti a fare tutto quello che avevamo provato perché il San Nicola l'ho visto più volte e quindi sapevo come si schieravano tatticamente. Ecco, il girone di ritorno inizia con una vittoria che vi permette di rimanere al quinto posto e di mantenere il distacco dei punti sul Rotondi. Questi playoff a questo punto possono essere un obiettivo da dichiarato a questo punto della stagione. Ma è inutile negare che adesso ci siamo e ce la giocheremo fino alla fine. Siamo partiti, ribadisco sempre le scelte della società, gli obiettivi della società, quello di fare un campionato, un buon campionato. Ora siamo nella zona playoff, nella griglia playoff e perché nasconderci? Ci siamo, a una manciata di punti dal secondo, terzo posto. Ovviamente non guardiamo nel primo e nel secondo posto perché bisogna essere realisti. Sono squadre molto più attrezzate di noi, molto più competitive, quindi è inutile dire vendere fumo tra virgolette ai tifosi, alla società, perché onestamente sono più attrezzate di noi, però questo non vuol dire che non ce la giocheremo con tutte.